a tutti. Con l'Associazione Democratici per Milano abbiamo deciso di promuovere questo incontro, secondo noi importante e secondo noi necessario, perché credo che ci debba essere un confronto sul tema della missione in Libia, ci debba essere un confronto su quali sono gli strumenti necessari, migliori per intervenire in quell'area, soprattutto per tutelare i diritti umani, per evitare che continui il massacro, continuino le torture, continuino a esserci i lager. Credo che sia necessario un confronto, perché la discussione che si è sviluppata dopo e durante la votazione in Parlamento sulle missioni è una discussione che ha assunto a tratti i caratteri di una contrapposizione ideologica in cui si è rischiato e si rischia di perdere la complessità della questione che abbiamo di fronte, e in cui si rischiano di perdere le ragioni anche di una scelta come quella che ha fatto il Parlamento, che è sicuramente una scelta che si può non condividere, ma che è una scelta che ha delle ragioni precise. Con queste bisogna confrontarsi, così come bisogna confrontarsi con i temi che vengono posti da chi, in particolare nel mondo cattolico, non condivide la scelta che abbiamo fatto di rinnovare la missione in Libia. Io penso che discussioni come queste servano, perché credo che serva una discussione sul merito delle questioni, perché sennò rischiamo di, come è successo in alcuni passaggi, di ridurre tutta una divisione tra buoni e cattivi, che è assolutamente falsa, tra chi sta con i diritti umani, difende i diritti umani, e chi invece si disinteressa dei diritti umani. In realtà non è così. Io penso che siano legittime posizioni diverse, però allo stesso tempo che dobbiamo tutti avere l'onestà intellettuale di considerare che ognuno di noi, qualunque posizione abbia, considera la questione dei diritti umani, del superamento dei campi, degli orrenti campi libici, della condanna, quindi del lavoro per impedire che ci siano ulteriori torture, una priorità. Io non penso che si possa accettare una caricatura per cui la missione in Libia serve soltanto o serve a impedire che le partenze dei barconi e la realtà di questi giorni dimostra che ormai anche i flussi della migrazione sono cambiati. Alla Morgese oggi è a Tunisi, perché da Tunisi ormai arrivano la stragrande maggioranza dei barchini, degli sbarchi fantasma, così come succedeva peraltro anche prima. Per cui è una situazione molto complessa e che io credo vada affrontata per quello che è. Proviamo a dare un contributo con una serie di interlocutori importanti. Roberta Pinotti è stata ministro della difesa nello scorso governo e ha una conoscenza approfondita della missione, del significato della missione e anche dei confini che ha la missione italiana in Libia. Piero Fassino credo che possa darci una mano importante a collocare dentro un'area geografica fatta di grandi tensioni
la vicenda di cui stiamo parlando, e poi Paolo Petraca, che ringrazio molto di essere con noi, il segretario provinciale delle ACLI di Milano, che credo possa rappresentare autorevolmente quelle opinioni che soprattutto il mondo cattolico ha espresso e che considerano un errore il rifinanziamento della missione. Io non so se Piero Fassino è collegato. No? Sì, sono collegato. Senti, sì. È collegato? Sì. Pronto, mi sentite? Benissimo, Piero. Mi sentite? Allora, intanto ci risolvono i problemi tecnici. Dare la parola a Roberta Pinotti, che vedrete in mascherata perché è in automobile, ma contrariamente al leader dell'opposizione è rispettosa delle regole e ci tiene a guardare la salute. Franco, mi scuso. Intervenuta in dichiarazione di voto al Senato su questo tema della Libia, la parola per dire la sua opinione e collocare il senso della missione che abbiamo recentemente iniziato. Io mi scuso, ma comincerò l'intervento, poi devo interromperlo perché scenderò dall'auto. Forse se potesse collegarsi Piero. Eccomi, sì. Pronto. Se potesse iniziare Piero, perché io fra 2 minuti devo scendere dall'auto e mi reco, diciamo, nell'abitazione. Io sono pronto. Ok, sì, perfetto. Ma Piero, noi ti sentiamo benissimo. Tu ti senti? Grazie. Va bene, mi sentite? Sì. Sì. Allora, va bene, grazie intanto di questa opportunità. Su un tema cruciale su cui è bene, diciamo, riflettere e cercare di approfondire tutti gli elementi del caso. Allora, intanto parto proprio dalla considerazione che faceva Mirabelli, cioè la vicenda libica, per essere compresa, ha bisogno di essere collocata in un contesto mediterraneo-medio orientale particolarmente difficile e critico. Se ci pensate bene, dall'Iran fino allo stretto di Gibilterra, tutta questa enorme fascia del Medio Oriente e del Mediterraneo è investito da una sequenza di criticità e di instabilità, di segno diverso, ma tutte caratterizzate da instabilità. L'Iran è un paese, come sappiamo, critico per molti aspetti. L'Iraq, che è percorso da una, diciamo, scontro sanguinoso tra sunniti e sciiti, e con una continua instabilità politica. La Siria, che è investita da una guerra civile che toccherà quest'anno il 10° anno. Lo Yemen, anch'esso investito da guerra civile. Proseguendo, Gibuti, punto delicato, non meno di quanto non lo sia tutto il Corno d'Africa, la Somalia, l'Eritrea, perfino l'Etiopia, quel paese a cui è stato dato il premio Nobel per la pace, il suo presidente, è investito da circa un mese da scontri interetnici particolarmente duri che hanno causato decine e decine di morti. L'Egitto è un paese problematico, anche se forse è il paese, diciamo, che in questa situazione può apparire più stabile. Il Sudan è un paese che è stato investito recentemente da grandi cambiamenti, grandi rivolgimenti, e quindi è alla ricerca di una stabilità che consenta la transizione verso la democrazia. Il Libano è un paese percorso da una costante instabilità politica interna, data da un'evidente contestazione di una parte larga di società civile nei confronti dell'establishment e della classe dirigente inamovibile che guida il Libano da decenni. La vicenda israelo-palestinese sappiamo tutti che è in un passaggio molto delicato, date le intenzioni, per ora sospese, di Netanyahu di procedere all'annessione della Valle del Giordano e degli insediamenti ebraici in Cisgiordania. La Libia, di cui parleremo. L'Algeria è caratterizzata da una instabilità politica non meno
diciamo, rilevante, perché come in Libano anche lì c'è un movimento di società civile che contesta la classe dirigente del paese, e infine si arriva al Marocco, che è il paese probabilmente più stabile della regione. Ma come vedete, no, l'intera grande fascia che va dallo stretto di Gibilterra fino all'Iran è investito da guerre, instabilità politiche, transizioni incerte, insomma da una situazione molto, molto difficile. Quindi questo è un primo tema. Mirabelli, devi spegnere il microfono però. E quindi, no, di instabilità politica è molto forte. La Libia si colloca dentro questo contesto. E questo è un primo elemento che spiega perché nella guerra libica agiscano molti più attori rispetto a quelli interni. La guerra libica non è soltanto una guerra tra il presidente Serraj e Haftar, non è neanche soltanto una guerra che coinvolge altri, diciamo, organizzazioni politiche e militari libiche. In realtà sappiamo tutti che dietro i protagonisti del conflitto armato ci sono altri conflitti, tant'è vero che si è introdotta un'espressione, diciamo, politologicamente nuova, la guerra per procura, che si è introdotta esattamente perché dietro Serraj c'è la Turchia, che ha schierato i suoi contingenti e i suoi armamenti in Libia, dietro Haftar c'è l'Egitto, c'è la Russia, c'è un soi-disant atteggiamento non ostile della Francia, eccetera, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, noi dobbiamo sapere che la crisi libica non è circoscrivibile alla Libia in quanto tale, ma è parte di una crisi più generale che segna un alto grado di instabilità, di insicurezza e di criticità in tutto il Mediterraneo. E questo impone un problema all'Europa gigantesco, perché il Mediterraneo non è la frontiera sud dell'Europa, il Mediterraneo è ormai la regione sud del Mediterraneo, e un'unione, e tutto quello che accade nel Mediterraneo e in Medio Oriente investe direttamente l'Unione Europea, e quindi l'Unione Europea ha il dovere di avere una strategia nei confronti del Mediterraneo e Medio Oriente, strategia che in termini di principio c'è, perché credo che non ci sia riunione dei ministri degli esteri europei che non approvi una dichiarazione, un documento sulla Libia, ma al di là delle dichiarazioni e dei documenti, poi quella politica non riesce a inverarsi, a tradursi in una azione efficace, perché dietro le dichiarazioni e i documenti comuni ci sono in realtà atteggiamenti differenziati e spesso opposti di paesi europei che rendono, come dire, sterile le dichiarazioni che l'Unione Europea assume e rendono difficile all'Unione Europea di poter agire. Ma tornando alla vicenda libica, quindi il primo dato è questo: la vicenda libica è parte di un quadro di instabilità regionale molto più ampio. La vicenda libica poi in quanto tale, la Libia, noi dobbiamo sapere che come quasi tutti i paesi del Medio Oriente è figlio nella sua composizione e nei suoi confini di scelte che sono state operate dalla diplomazia europea in altri tempi. D'altra parte basta vedere come sono tracciati i confini tra l'Iraq e la Siria, per averne un esempio, no? Cioè sono tracciati con il righello, no? Tanto è vero che si discute se la Siria, così come si configura, abbia un fondamento storico, politico o culturale, no? E lo stesso vale per la Libia, perché la Libia in realtà è costituita di due regioni che hanno avuto nel corso dei secoli e anche nel corso del Novecento dinamiche etniche e politiche molto diverse, la Cirenaica e la Tripolitania. Ed è dopo la guerra italo-turca del 1911, con la vittoria dell'Italia sull'impero ottomano, che l'Italia, conquistando la Libia, dà alla Libia quei confini che oggi la Libia ha, ma che in realtà sono confini che sono figli appunto del processo bellico e politico di quegli anni, piuttosto che della storia e della cultura della Libia. E questo spiega molto del fatto che
appunto ci sia un Parlamento a Tripoli e ce ne sia uno a Tobruk, che ci sia un governo a Tripoli e un governo a Tobruk, che da sempre la Cirenaica rivendichi autonomia, se non addirittura indipendenza rispetto a Tripoli. Quindi tutto questo è, diciamo, dentro il conflitto libico. La Libia è un paese che, come dire, non ha una storia nazionale libica, è la somma di una serie di aree, di regioni e di tribù, penso tutta la zona del Ferzan, nel sud della Libia, che a un certo punto si sono configurati come parte di uno Stato, ma che però non ha, come dire, un'identità e una storia. E questo spiega anche un'altra spiegazione della guerra e delle difficoltà di trovare una composizione. La Libia poi è in un punto strategico, perché è al centro del Mediterraneo, è al centro di quella fascia dell'Africa del Nord che va dall'Egitto appunto al Marocco, confina a sud con, diciamo, si spinge a sud verso, attraverso il deserto del Sahara, verso il Sahel e verso zone particolarmente critiche. Penso al Mali, penso al Burkina Faso, penso al Niger, penso al Sahel più in generale, che è caratterizzato negli ultimi anni da una particolare instabilità e precarietà, diciamo, segnata in particolare dalle infiltrazioni di cellule terroristiche, prima Al-Qaeda, adesso Daesh, no? E non dimentichiamoci che poco distante da quei paesi c'è la Nigeria dove opera Boko Haram e via di questo passo. Quindi la Libia è in un punto molto delicato, perché, diciamo, è il territorio di transito dalle zone del Centrafrica, della regione del Sahel e anche del Centrafrica, che sta sotto la regione del Sahel, verso il Mediterraneo e verso l'Europa. E questo spiega perché la Libia sia diventata uno dei luoghi di transito principali dei flussi migratori. E come ormai i flussi migratori che arrivano dalla Libia siano soltanto in parte minima costituita da uomini o donne di origine magrebina, ma in gran parte costituita in realtà da popolazione che arriva appunto dal Niger, dal Burkina Faso, dal Mali, dalla Repubblica Centrafricana, dalla Nigeria e via di questo passo. Perché ho fatto questo lunga spiegazione? Per renderci conto quindi che quando si affronta il dossier libico si affronta un dossier complesso, difficile, su cui interagiscono una molteplicità di attori, Egitto, la Russia, la Turchia, l'Arabia Saudita, il Qatar e via di questo passo, contesto caratterizzato da una polverizzazione degli attori. Haftar, il governo Sarraj sono i due principali che tutti conoscono, ma poi la Libia è catalizzata in molte altre aree e altre città da poteri, come dire, che si costituiscono in modo autonomo rispetto sia a Sarraj che ad Haftar. E infine la Libia è in un punto strategico della connessione tra Africa e Europa, e questo spiega perché appunto sia così decisivo quello che accade in Libia anche rispetto a flussi migratori e alle relazioni tra Europa e Africa. Quindi pacificare la Libia è fondamentale per tutte queste ragioni, ma è complesso ed è difficile per tutte queste ragioni. E qui torno al ragionamento che ho fatto in precedenza: servirebbe un'Unione Europea capace di parlare con una sola voce e di agire con una sola mano. Formalmente è così. L'Unione Europea riconosce il governo Sarraj come unico governo legittimo della Libia, così come indicato dalle Nazioni Unite. L'Italia, coerentemente con questo impianto, riconosce il governo Sarraj e ha l'ambasciata aperta a Tripoli, unico paese dell'Unione Europea che in questo momento ha l'ambasciata aperta a Tripoli. E tuttavia sappiamo che questa, diciamo, posizione unitaria dell'Unione Europea è una posizione che poi deve fare i conti con un diverso atteggiamento di alcuni paesi europei.
segnatamente la Francia, prima di che ci fosse la Brexit anche la Gran Bretagna, e quindi la difficoltà obiettiva di, per l'Unione Europea di agire e di essere in grado di avere un ruolo attivo per, diciamo, sedare il conflitto e avviare, diciamo, una soluzione politica. Faccio un inciso. Tutte le volte che si apre un conflitto da qualche parte del mondo, la prima cosa che tutti dicono e tutti diciamo è: non c'è soluzione militare, la soluzione è politica. Poi andiamo a vedere la dinamica di quelle crisi. Dopo aver dichiarato tutti che la soluzione è politica, l'unica cosa che continua a agire sono le armi. La Siria è così, la Libia è così, lo Yemen è così. Cioè, ovunque c'è un conflitto, poi la capacità di far prevalere la soluzione politica sulla soluzione militare è debolissima e spesso inefficace. E questo la dice lunga sulla debolezza, no, della comunità internazionale nel perseguire politiche di stabilizzazione, di peacekeeping, di sedazione dei conflitti, perché al di là delle dichiarazioni, che sono giuste, perché è vero che le soluzioni non sono militari, sono politiche, poi però quando si va a vedere sul terreno si vede che l'unica cosa che opera e agisce è la dimensione militare, mentre la dimensione politica è assolutamente inefficace. Detto questo, io credo che non ci si possa rassegnare all'inevitabilità delle armi e quindi è giusto lavorare per creare le condizioni, prima ancora che favorire, creare le condizioni perché ci possa essere una soluzione politica. Il sostegno al governo Sarraj dell'Italia è coerente con le scelte che hanno fatto l'ONU e l'Unione Europea. Non rinunciamo anche a interloquire quando sia utile e necessario con Haftar, ma questo non significa una equidistanza. La posizione italiana è di sostegno al governo Sarraj, anche se qualche atto un po' improvvido dei mesi scorsi può aver dato l'idea di una nostra equidistanza, che invece non c'è e non ci deve essere, non può esserci. Ovviamente il sostegno a questo governo Sarraj è finalizzato a creare le condizioni perché cessino le operazioni militari e si apra finalmente un tavolo negoziale per, diciamo, negoziare una pace. Nel sostenere il governo Sarraj, l'Italia è impegnata su più fronti. È impegnata sul fronte dell'assistenza sanitaria con l'ospedale di Misurata, è impegnata nell'opera di bonifica in funzione di rendere meno drammatica la vita della popolazione civile. In particolare parte proprio in queste settimane un grande programma di sminamento degli edifici civili che sono stati minati dagli uni e dagli altri, perché gli edifici civili minati sono un pericolo drammatico per chi ci vive o per chi è nelle immediate prossimità, e quindi la popolazione è esposta a rischi colossali, e questo programma di sminamento ha come obiettivo quello appunto di restituire a una popolazione civile già molto martoriata almeno condizioni minime di sicurezza. Ci sono aiuti economici che noi stiamo dando al governo Sarraj per favorire, sia pure in condizioni drammatiche, una qualche forma di sviluppo economico che consenta alla Libia di non vivere soltanto di aiuti esterni. E infine c'è il sostegno alla Guardia Costiera Libica. Questo sostegno alla Guardia Costiera Libica è oggetto appunto di molte polemiche. Perché? Perché esponenti della Guardia Costiera Libica sono fortemente legati, sulla base di informazioni e anche spesso di prove che abbiamo avuto, con i trafficanti di migranti. Noi abbiamo posto ripetutamente e continuiamo a porre ripetutamente al governo Sarraj la necessità di una bonifica della Guardia Costiera, di rompere i legami con i trafficanti, ma ovviamente la cosa non è semplice. La, diciamo, proposta di qualcuno che dice, appunto, proprio per questo, perché assistete la Guardia Costiera, assistere significa mettergli a disposizione una serie di strumenti operativi, dagli SCAF, dal materiale marittimo al materiale di monitoraggio del mare, a queste cose,
Sì, nel momento in cui semplicemente dicessimo noi ce ne andiamo, non è che la situazione cambierebbe. La situazione rimarrebbe quella, anzi ancora peggio, perché finché l'assistenza della Guardia Costiera la facciamo noi, abbiamo almeno la possibilità di insistere, chiedere fino a quando lo otterremo che la Guardia Costiera libica sia, diciamo, bonificata rispetto ai legami che può avere con settori di trafficanti. Se noi veniamo lì, la Guardia Costiera libica diventa semplicemente la longa mano dei trafficanti e tutto peggiora. Cioè, in questo caso, lo dico con grande chiarezza, bisogna scegliere il meno peggio, non scegliere il bene. Il bene non c'è in questo caso. Il meno peggio, no, è quello di evitare che i trafficanti abbiano in mano la Guardia Costiera come rischierebbero di averla se noi ce ne venissimo via. Abbiamo posto il problema più volte e stiamo lavorando per questo, dello svuotamento dei campi di contenimento dei migranti clandestini, attivando corridoi umanitari, in primo luogo per bambini e donne, la popolazione più fragile che è ospitata in questi campi. In questo voglio essere molto chiaro, è importante che il governo italiano attivi dei corridoi umanitari, altrettanto importante che questa attività sia sostenuta dall'Europa, perché se dovessimo, come dire, essere soltanto noi i destinatori dello svuotamento dei campi, questo aprirebbe su altri fronti interni di politica interna problemi non meno significativi. Quindi ci stiamo battendo non solo per convincere l'autorità libica a consentire lo svuotamento dei campi attraverso corridoi umanitari, ma l'Unione Europea di farsi carico dell'accoglienza, una parte in Italia, una parte in altri paesi dell'Unione Europea, di chi dai campi esce. Questo è quanto. Ancora sulla questione della Guardia Costiera, si sta lavorando anche a un'altra cosa. Come sapete, per garantire l'applicazione dell'embargo sulle armi, l'Unione Europea ha varato una missione che ha sostituito la vecchia missione Sofia e che si chiama Irini. Tra i compiti che la missione europea Irini dovrebbe avere è anche quella dell'assistenza alla Guardia Costiera quando si ha regime. Quindi quello con cui noi stiamo lavorando è il trasferimento dell'assistenza alla Guardia Costiera dal un rapporto bilaterale tra Italia e Libia ad un rapporto multilaterale tra Libia e Unione Europea attraverso la missione Irini. E qui mi fermo, essendo già stato molto lungo. Grazie. Grazie. Grazie Piero, grazie. Sei stato esauriente. Paolo Petracca, a questo punto Piero ha detto una cosa che peraltro è la cosa che penso io, ma so che tu non la pensi, non la pensano in molti, perché noi siamo tutti d'accordo, mi pare, sul fatto che bisogna riattivare i corridoi umanitari dalla Libia, siamo tutti d'accordo sul fatto che bisogna operare per svuotare i campi che sono veri e propri campi di prigionia, veri lager. Piero ha fatto un'obiezione che merita una risposta, però. Piero dice, se noi non è che non finanziando la Guardia Costiera libica o andandosene via dalla Libia, allentando il sostegno che stiamo dando al governo di Tripoli, se noi ce ne andiamo, la condizione migliorerebbe la condizione di quelle persone, i cui diritti umani sono fondamentali per tutti noi. Però ti lancio questa cosa, però so che anche la posizione vostra delle ACLI, ho letto Riccardi, è molto più complessa e complicata di quella che si può riassumere in una risposta a questa domanda. Ti lascio intervenire sul tema in generale. Grazie Franco. Diciamo che intanto grazie per l'invito di stasera, per i temi, per la qualità del dibattito. Io penso che Piero Fassino sia una delle persone più competenti in Italia in tema di politica estera, anche per, come dire, per una storia pluriennale sua, no? E secondo me la ricostruzione geopolitica che lui ha fatto è estremamente corretta.
quello che come dire, lascia insoddisfatto le forze della società civile che da tanto tempo animano il movimento per la pace da alcuni decenni e che sono anche molto impegnate in prima linea sul salvare le vite nel Mediterraneo, che non è tanto il fatto che il governo o il Parlamento in questo caso abbiano esercitato il principio dell'etica della responsabilità di fronte a una scadenza e nella quale avrò dovuto dire sì o no. L'insoddisfazione molto forte è per quello che non si è riuscito a fare in questi anni, perché la situazione che ha raccontato Fassino non è una situazione che si è creata nell'ultimo mese, siamo di fronte a un'emergenza. Che il Mediterraneo sia diventato una zona di enorme instabilità politica è sotto gli occhi di tutti. Che i rapporti tra Europa e Africa nel tema delle migrazioni, ma anche nel tema dell'impatto demografico che avrà nei prossimi anni, nel tema della cooperazione internazionale, non abbia fatto i passi avanti che sarebbero stati necessari per non trovarci in questa condizione di emergenza e di debolezza. Cioè, queste cose qui sono le obiezioni di fondo. Tra le persone ragionevoli che studiano, che conoscono le cose, io penso che nessuno di noi possa dire che noi siamo quelli che dicono che i 600.000 sfollati e rifugiati che ci sono nei campi in Libia, noi gli tuteliamo i diritti umani e invece chi vota questa delibera no. Cioè, questo lo lasciamo, come dire, a dibattiti o a non dibattiti in altri luoghi. Però è del tutto evidente che noi in questi 4 anni non abbiamo fatto dei grossi passi in avanti. Il tema dei corridoi umanitari, che il mio mondo, il mio pezzo di società civile pratica direttamente, il nostro modo di porci è normalmente quello di provare a indicare la strada dando anche l'esempio. Cioè, non è che noi invochiamo i corridoi umanitari e poi non proviamo a farli. Le nostre organizzazioni, compresa la mia, si sono fatte carico anche un pezzettino di questa sperimentazione per mostrare che questa cosa è possibile. Lo ha fatto pure il Santo Padre a Lesbo, direttamente. Il tema è che questa vicenda dei diritti umani, che come giustamente dei corridoi umanitari, che come giustamente dice Fassino, è una cosa di cui bisogna far sì che la UE, quindi l'intera Europa, se ne prenda carico. È l'Italia che ha, come dire, l'obbligo di porre tutto il proprio peso politico perché questa cosa succede. Noi veniamo da giorni in cui Premier italiano e il governo italiano sono riusciti a far valere, a far sentire la propria voce in una vicenda molto importante per la crisi mondiale che stiamo vivendo, che è crisi non più solo sanitaria ma anche economica. Non siamo riusciti indubbiamente in questi anni a creare dentro l'Unione Europea la convinzione, la necessità che questi corridoi divenissero un programma europeo massivo. Quello che noi diciamo è che probabilmente, essendo noi in prima linea, anche solo, tra virgolette, minacciare di non continuare i programmi che stiamo continuando verso l'Unione Europea sarebbe importante perché questi si svegliassero. Poi io non siedo in Parlamento, rappresento un'organizzazione della società civile e da molti decenni conosco qual è la differenza tra l'etica della responsabilità di chi poi deve assumere delle decisioni e l'etica della profezia. L'etica della profezia nella società civile serve per indicare una strada. Se noi non premessimo perché la politica estera del nostro paese, del nostro continente, non muti radicalmente, mettendo la questione dei diritti umani al centro, mettendo la questione della redistribuzione della ricchezza come questione centrale, cercando di smascherare
questo pregiudizio che c'è sulle migrazioni, quando invece l'Europa ha fame di migranti, per non fosse altro per ragioni demografiche, e anche lì, al posto di far soffrire le persone, si riuscisse a trovare un sistema diverso, perché ricordo che le persone che poi passano attraverso le torture dei lager libici e non sempre arrivano nel nostro paese, spendono migliaia e migliaia di euro per fare questa cosa, che vuol dire che se noi facessimo una politica di estera come Unione Europea e di cooperazione internazionale come si deve, probabilmente queste persone riusciremo a farle arrivare da noi, inserendole in contesti virtuosi, tra virgolette, allo stesso prezzo. Di questo non si parla mai. Io sono stato in Svezia, ho visto che l'anno prima delle elezioni, che hanno poi riconfermato il governo di centrosinistra ambientalista che reggeva la Svezia, su 9 milioni di abitanti hanno fatto entrare 600.000 persone. E li hanno fatti entrare come lo sanno fare loro, con gli accordi bilaterali della cooperazione internazionale, soprattutto dall'Africa, imparando la loro lingua nei paesi di origine e arrivando a soddisfare il fabbisogno della Volvo piuttosto che dell'IKEA, che aveva bisogno di lavoratori, e trovando addirittura delle soluzioni abitative precedentemente. Una regione che nella sua grande concentrazione è al sud del paese, grande come la Lombardia. Ora, è possibile affrontare tutte queste dinamiche, da quella migratoria a quella della cooperazione internazionale rispetto ai diritti umani, in un'altra maniera? Sì, noi siamo qui a dimostrarlo e ci sono degli esempi. Noi dobbiamo avere la forza, come paese, di far diventare questa politica una politica europea. E lo possiamo fare perché siamo quelli che pagano il prezzo più alto. A me non pare che dal ministro Di Maio ai ministri degli ultimi anni, all'impegno, prima di tutto all'interno della UE, dei nostri governi, si sia riuscito a far capire questa emergenza. Noi invece chiediamo che questa cosa venga fatta, e che quando ci sono occasioni come quella di questo voto determinante, la si usi come fanno tanti altri paesi nell'Unione, anche come un'arma di pressione, come uno strumento di pressione. Quindi non una posizione in cui si dice che come dire, i lager libici li sostiene il Partito Democratico. Queste sono follie. Le dico un'ultima cosa, Mirabelli. Lo stesso disastro l'Unione Europea l'ha fatto in Turchia con l'accordo con la Turchia rispetto ai profughi della guerra in Siria. Cioè, il tema è: noi possiamo pensare di continuare a tamponare questi fenomeni facendo accordi con autorità che Fassino stesso ha dichiarato nel caso della Libia fragilissime, che sono in alcuni casi provati, come dire, c'è una connivenza tra la guardia costiera e i torturatori evidente che no, che questa cosa rimorde alla coscienza di ogni persona civile, e dobbiamo fare di tutto perché questo o non accada oggi o non accada domani, ma ci vuole una tensione, una volontà politica e una spinta, che è quella che noi proviamo a dare dal basso nella società, tale perché queste cose qui cambino, perché poi la gente che viene torturata o che muore, come dire, ci chiama una parte di corresponsabilità. C'è un eurodeputato del Partito Democratico, o forse no, proprio che però viene dall'esperienza della comunità di Sant'Egidio e di Demos. In questo senso le parole, per esempio, di Andrea Riccardi, che è stato, come i due miei interlocutori stasera, ministro della cooperazione internazionale, quindi è stato ministro di governi precedenti e non un militante della società civile come sono io. Beh, insomma, il dottor Bartolo, che era il medico di Lampedusa, racconta delle storie incredibili. Ecco, noi vogliamo che quelle storie lì e quelle sofferenze lì, che possono essere evitate con l'intelligenza della politica italiana ed europea ed africana, non succedano più. È chiaro che lo scacchiere è complicatissimo, ma noi dobbiamo avere una grande offensiva
questo sì della politica, ma non tanto su questa questione soltanto, ma un progetto dell'Italia, dell'Europa verso il Mediterraneo, verso l'Africa, che se non lo facciamo in modo lungimirante, ne pagheremo le conseguenze sia, come dire, in vite umane, ma anche in termini di consenso interno. Quindi, perché poi i populismi, che sono un avversario temibilissimo da sconfiggere nella nostra società, su queste semplificazioni ci giocano e lucrano politicamente. Quindi abbiamo bisogno di un cambio di passo gigantesco nel modo di intendere i rapporti non solo con la Libia, con l'Africa, col Mediterraneo, e abbiamo bisogno di tantissime energie. Capisco che nelle crisi la gente guarda i propri ombelichi, ma a furia di guardare i propri ombelichi, noi siamo circondati da una situazione di instabilità enorme sulla riva sud del Mediterraneo e in Africa, che prima o poi avrà conseguenze, come dire, molto più alte di quello che può controllare la guardia costiera libica. Avrei finito, Franco, ti vedo fermo. Mi avete sentito? Sì, io sì. Franco. Grazie, è Franco, Paolo, che è rimasto. Grazie davvero. Sì. No. Non so cosa succede, stavo parlando. E avevi il microfono chiuso. Esattamente, ti ringrazio. No, anch'io. Ti ringrazio molto, Paolo. Io ci sono. Ti ringrazio molto, Paolo. Grazie. Roberta. Sì. Cosa succede? Stavo parlando. Avevi il microfono chiuso. Sono in ritardo. Roberta, se puoi a questo punto rispondere alla domanda iniziale. Sì. Che cosa sta facendo la missione italiana in Libia, quella che abbiamo rifinanziato, qual è la sua funzione, quali sono le regole di ingaggio, a che cosa serve? Perché credo che anche su questo ci voglia un po' più di chiarezza rispetto alla semplificazione che serve a impedire la partenza degli immigrati. Non mi pare sia così, quindi se puoi dire. Sì, intanto grazie per questa iniziativa, e credo che siano queste le iniziative che servono per evitare di andare su scontri feroci ideologici, che però poi non portano a nessun passo avanti rispetto alle soluzioni, anche perché stiamo trattando. Grazie per questa iniziativa. Io sento un disturbo molto forte dei microfoni, forse bisognerebbe spegnerli gli altri. Grazie. Dicevo, le questioni di cui stiamo parlando sono questioni molto complicate, molto difficili. Il quadro che ha fatto Piero Fassino è perfetto dal punto di vista della situazione geopolitica, però ascoltando con estrema attenzione anche tutto quanto ci è stato detto da Paolo Petracca, perché sono stimoli, considerazioni, problematiche che credo assolutamente dobbiamo tenere presenti e che toccano ciascuno di noi, ci interpellano. Volevo fare un passo indietro, perché quando io comincio ad occuparmi della questione libica, siamo nel 2014, quando divento ministro della difesa, non mi occupo io direttamente della questione libica, però comincio ad osservare con più attenzione, con ovviamente anche preoccupazione, quello che stava avvenendo in Libia. Siamo nel dopo Gheddafi, per un certo periodo c'era comunque un governo che si basava sul Parlamento di Tobruk, che veniva considerato il governo ufficiale, era un governo appoggiato da quel Parlamento. Tensioni varie che ci sono all'interno del mondo politico e della società libica portano di fatto ad una questione invece di contrapposizioni, la nascita di due parlamenti, quella divisione che Fassino ricordava fra Tripolitania, Cirenaica e Fezzan, che fa parte della storia della Libia e che ancora oggi è molto forte,
si veniva a contrapporre anche plasticamente con il fatto che comunque due diventavano i possibili interlocutori, diciamo, due parlamenti si erano insediati nelle due realtà diverse. Qui io vorrei inserire un elemento che forse non abbiamo toccata adeguatamente, ma che dà l'idea della complessità. Anche quando Paolo Petraca parlava della problematica o della debolezza che a volte si ha nelle questioni internazionali, non abbiamo citato l'ONU. Eppure l'elemento incredibile è che in questi anni io ho visto passare tre inviati dell'ONU sulla Libia. Anche l'ultimo, Ghassem Salamé, si è dimesso senza essere riuscito ad arrivare ad un compimento, perché il compimento di questi inviati dell'ONU era riuscire a risolvere le tensioni interne per arrivare ad elezioni, arrivare ad una situazione comunque di governo riconosciuto della Libia. E questo ci dà la misura, cioè stiamo parlando di molti anni in cui l'ONU incarica, diciamo, delle personalità che ritiene possano essere all'altezza di gestire questa situazione, e queste personalità finiscono i loro anni di mandato senza avere concluso nulla rispetto a quello che era il loro obiettivo. E questo ci fa fare due riflessioni. La prima è che nel disordine attuale del mondo anche la debolezza che poi l'ONU ha nella possibilità di intervenire, di cui conosciamo i perché, di cui conosciamo adesso di riforma dell'ONU non si parla più, ma se ne è parlato per tanto tempo, non si è riusciti a fare, quindi non dico i perché, ma di fatto una debolezza. E dall'altro comunque anche il fatto che la situazione è molto complicata, perché forse se no una pista di lavoro per uscire fuori da questo caos si sarebbe trovata. Ma tornando a noi, ad un certo punto la comunità internazionale riconosce Serraj come presidente legittimo, quindi l'interlocutore con il quale parlare. L'Italia quindi ha sempre, come ha ricordato Piero Fassino, è sempre stata dentro a quelli che sono gli elementi della legittimità internazionale, quindi l'interlocutore con cui parlare è stato Serraj, anche se non ha certamente smesso di parlare anche con altri interlocutori che erano comunque attori importanti, a volte con un protagonismo anche che ha portato ad una serie di situazioni di gravi difficoltà, penso diciamo soprattutto anche all'ultima fase di Haftar, ma in ogni caso parlando con tutti gli interlocutori per riuscire ad arrivare ad una sintesi. Ed è vero il fatto che l'Italia veniva comunque in qualche modo accettata più di altri, non è un caso che l'ambasciata a Tripoli sia stata l'Italia a riaprirla per prima, è un segno comunque in cui anche i libici ti hanno detto: noi riconosciamo la possibilità di interloquire con l'Italia più che con altri, attori. Ma in quegli anni di comunque grandissima confusione, grandissime difficoltà anche per la popolazione libica, che cosa succede? Succede, non è che l'Italia non ha mai provato a sottoporre all'Europa con forza e determinazione il fatto di doversi occupare della questione libica, ve lo posso assicurare, ma c'è un problema. Negli anni che abbiamo vissuto, quasi tutti, soltanto Angela Merkel ad un certo punto ha alzato un po' la testa dai problemi territoriali specifici, ha guardato un po' più lontano, ma se altrimenti la preoccupazione del tema migratorio con le possibili ripercussioni negative sul consenso elettorale di chi in quel momento governava i paesi era diventato un blocco per cui qualsiasi proposta venisse fatta, se comunque conteneva l'idea di doversi occupare insieme di questo tema, perché l'Europa non può pensare di non occuparsene insieme, però iniziava un blocco, ma non perché l'Italia, questo lo vorrei dire a Paolo Petraca, non perché l'Italia non ci ha provato con forza a fare questa, a porlo sempre e costantemente, ma perché si parlava con sordi, cioè era come appena inserivi il tema ricollocazione dei migranti o politiche condivise sull'immigrazione, era come se si chiudessero tutte le orecchie, se si chiudesse qualsiasi possibilità di comunicazione. L'Europa quindi dà un primo segnale piccolo che non riguarda appunto la redistribuzione con una missione europea. Voi la ricordate, si chiamava Eunavfor Med Sophia ed era una missione che era
anche di soccorso in mare, ma era una missione che aveva come obiettivo anche la formazione della Guardia Costiera Libica. Nasce quindi questa cosa in una missione europea, dove l'idea non è collegata alla Guardia Costiera deve bloccare i migranti, assolutamente no. Nasce con l'idea che quando tu devi ricostruire una capacità statuale, formare le forze armate e le capacità di controllo del territorio fanno parte di uno di quegli elementi di cui ti devi occupare. E ovviamente, diciamo, la formazione di questa Guardia Costiera, io sono anche stata insieme all'allora alto rappresentante Mogherini alla fine di uno di questi corsi di formazione che venivano fatti dai militari europei, ma anche molti italiani, diciamo la nave principale, la nave comando era comunque una nave italiana, era una formazione che riguardava per esempio tutti i trattati internazionali che sono alla base del modo di muoversi dei militari italiani o dei militari europei, quindi non era una formazione, era una formazione mirata a creare una cultura della legalità e dell'attenzione anche ai diritti umani dentro a persone che comunque erano in una situazione molto confusa, perché poi in Libia quando si parla di guardia costiera non è che dobbiamo immaginare la nostra guardia costiera, ce n'è una parte che dipende dalla difesa, un'altra che dipende dagli interni, altre che dipendono da autonomie locali, quindi una situazione molto confusa, e anche quindi nella scelta di chi formare si cercava un'interlocuzione seria, proprio per non avere fra coloro che venivano formati e su cui quindi c'era anche un investimento dell'Europa e anche dell'Italia, per avere persone che potessero poi essere appunto persone miliziani che si erano macchiati di azioni delittuose, quindi era tutta una situazione delicata, ma c'era tutto un lavoro proprio anche perché in qualche modo nell'indicazione di quali erano le persone da formare ci fosse un'attenzione da parte dei nostri interlocutori libici, dico con tutte le difficoltà legate a come la situazione della Libia era. Racconto questo per dire che c'è un lavoro, ed è stato anche un lavoro inizialmente fatto prioritariamente con l'Europa, dove l'Italia però è sempre stata presente e protagonista. E da un punto di vista della sicurezza, quindi dal punto di vista che deve guardare anche chi si occupa della difesa del paese, la Libia non soltanto noi l'abbiamo tenuta presente con particolare attenzione perché è il cuore del Mediterraneo, perché è di fronte a noi, e il fatto che sia di fronte a noi poi si ripercuote oggi sul tema delle politiche migratorie, ma non è solo questo, è proprio un tema di sicurezza generale. Non dimentichiamo che in quegli anni noi abbiamo l'ISIS, che viene proclamato prima in Iraq e in Siria, ma focolai molto importanti dell'ISIS ci sono anche in Libia, in particolare a Derna e a Sirte, e quindi il fatto di aiutare a stabilizzare la Libia era anche in quel momento non far diventare la Libia un nuovo territorio del califfato di terroristi che potevano organizzare uno Stato di fronte all'Italia, quindi c'era anche tutta questa situazione legata agli elementi della sicurezza. E questo è il motivo, per esempio, per cui nasce la prima, dopo una formazione Sofia, la missione militare prima che entra in Libia e in Italia è un ospedale militare, l'ospedale che ha Misurata, e viene fatto questo ospedale proprio su richiesta della Libia, di Serraj, perché nella battaglia che era stata portata avanti contro i miliziani terroristi, contro i terroristi dell'ISIS che di fatto stavano combattendo in Libia per riuscire a dominare sui territori, c'erano stati moltissimi feriti, oltre che a molti morti, e quindi c'era stato richiesto un sostegno, e quindi l'Italia è la prima nazione che entra con dei propri militari, ma non entra con dei propri militari in assetto appunto di azione militare normalmente intesa, con una capacità che è quella dell'ospedale militare. Ma allora perché non un militare civile? Perché in quel momento la sicurezza in Libia era assolutamente, e ancora adesso diciamo, una situazione di grandissime difficoltà, e quindi non potevi non mettere che un ospedale che doveva essere presidiato anche di forze di sicurezza, e quindi i militari insieme ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari hanno inviato anche persone che dovevano fare in modo che ci fosse la sicurezza del luogo. Arriviamo quindi alla missione di cui che oggi è ancora in discussione. Questa missione quindi nasce quando? Nasce dopo il memorandum del 2017.
quello che viene firmato da Serraj e Gentiloni nel febbraio, nella fine gennaio, mi pare il 31 gennaio 2017, e che viene però, questo lo dico perché è importante, riconosciuto come base importante di lavoro dall'Europa nel vertice di Malta del 2 febbraio. In questo memorandum si parla anche di sostenere appunto la ricostituzione della Libia, quindi le capacità della Libia, con la possibilità di aiutare, di sostenere la Libia anche a ridiventare in grado di gestire la parte SAR, diciamo così, cioè la parte di sicurezza in mare. Dentro questo memorandum si parla di inserire l'UNHCR, l'OIM, quindi e si parla di tutto il tema del problema, anche non ancora messo a fuoco come messo a fuoco oggi, ma di quelli che sono i migranti che dall'Africa, da molti paesi sono arrivati in Libia e che comunque si sa sono tenuti in condizioni assolutamente disumane. Non tutti gli orrori erano ancora venuti alla luce, ma in ogni caso che le condizioni fossero terribili e che ci fosse un'economia in Libia che si era creata proprio sullo sfruttamento di questo, come fossero schiavi, come una cosa terribile, di queste persone, era una cosa, diciamo, che già era evidente. Quindi c'era tutta una parte di economia che sosteneva questi trafficanti di esseri umani, quindi una situazione diffusa e complicata. E in questo senso, quindi, la missione, anche qui si parla di finanziamento alla Guardia Costiera Libica. Ora, l'elemento della maggiorazione dei costi per questa missione, che tra l'altro non riguarda la missione militare, riguarda la missione della Guardia di Finanza, quindi è una missione, diciamo, che non dipende dal Ministero della Difesa, intendo, non è un finanziamento alla Guardia Costiera Libica, dobbiamo chiarirlo, è un costo maggiore, perché costa, diciamo, c'è un costo maggiore della Guardia di Finanza che interviene in quel luogo per fare questo tipo di addestramento. Questo lo dico perché anche nella discussione, nei punti di vista diversi che ci sono su questo, è bene che non guardiamo, diciamo, la punta dell'iceberg, ma guardiamo qual è l'elemento effettivamente da sradicare. Il problema non è se viene o meno formato la Guardia Costiera, anzi io dico, più la Guardia Costiera viene formata, per come so e ho visto, diciamo, che i nostri militari formano delle persone, più forse si evita il fatto che ci siano delle atrocità come quelle che abbiamo raccontato. Il vero problema è tutte queste, cioè il tema vero, che è stato toccato anche dagli interventi, e qui io credo che su questo noi dobbiamo avere un progetto. Il tema vero è: ma di queste persone che sono in questi lager, che vengono torturate, che hanno avuto anni, diciamo, disavventure irraccontabili, noi possiamo continuare ad accettare che provino a partire, poi vengono riportate, rientrano nei gironi dell'inferno? No, credo che noi non possiamo continuare. Però non basta dire: se l'Italia smette di formare la Guardia Costiera Libica, non succede che queste cose finiscano. C'erano prima, diciamo, della missione che formava la Guardia Costiera, purtroppo hanno continuato ad esserci. Poi può essere vero, dice, come mai in tanti anni non si è riusciti a fare passi in avanti? È vero, però è anche vero, io ricordo quanto ci abbiamo messo nei Balcani a riportare una situazione di normalità dove ancora ci sono delle tensioni. Purtroppo quando si rompono le situazioni, questo avviene in tempi rapidissimi, ricostruirle è qualcosa di molto molto più complesso, però io penso che noi, quindi lo dico perché non è una mancanza di volontà, non è un non aver voluto vedere i problemi. Allora, su questo io sono d'accordo su quello che ho sentito a Paolo Petracchio, cioè noi dobbiamo pensare che questi campi vanno svuotati, o portando le persone che ne hanno diritto allo status di rifugiati, diciamo, io dico, nei paesi europei, non solo in Italia, e quindi dovrebbe essere certamente un progetto che coinvolge l'Europa, oppure anche immaginando che possano tornare al loro paese, molti di loro sono stati aiutati a farlo. Durante l'ultima fase del governo con
il ministro Minniti, che si è occupato in particolare di queste cose, ricordo che ci sono state organizzate a Sant'Egidio, dalla CEI, dalle ACLI, dei corridoi umanitari, che avevano dato la dimostrazione che questa cosa si può fare, trovando poi nuclei familiari che accoglievano queste persone, un'accoglienza particolare. È chiaro che stiamo parlando di numeri importanti, e questo dovrebbe essere un grande progetto che l'Europa mette sul, come un proprio progetto, perché non c'è dubbio che la Libia, il fatto che oggi in Libia stia dominando da un punto di vista di interlocuzione la Turchia e la Russia, non deve preoccupare l'Italia, ma deve preoccupare anche l'Europa tutta. Fino ad ora non, non perché l'Italia non l'abbia cercato, questa azione dell'Europa, non si è riusciti. Ho speranza che ci possa essere un cambio di passo? Io sì, perché comunque ho visto che l'Europa, per esempio, sulla crisi del post-Covid ha saputo alzare lo sguardo più in alto. Lo so, può essere più semplice pensare di ridare una mano economica rispetto a questo tema che, malauguratamente, viene considerato un tema che chi lo tocca in qualche modo perde consensi. Ma io, come persona, diciamo, membro del Partito Democratico, ritengo, a parte che noi dobbiamo, membro del Partito Democratico e comunque come un partito che appoggia questo governo, io credo che noi dobbiamo avere un grande progetto sull'immigrazione, che tiene conto di quell'esempio che faceva Petracca, che, di quello che avviene in Svezia. Io penso che noi dobbiamo, cioè non, adesso c'è un tema emergenziale e sono le persone che stanno in questo momento in Libia e che hanno subito quello che hanno subito e che devono essere liberate da questa situazione. Ma poi c'è tutto il tema di come gestiamo il grande tema dell'immigrazione, sul quale ci siamo fermati, dallo Ius Culture ai diciamo, decreti sicurezza che dobbiamo continuare a dire che vanno modificati, al fatto che tu devi immaginare dei decreti flussi o comunque dei numeri ben diversi da quelli che hanno visto i decreti flussi fino ad oggi, fino a pensare che dobbiamo rivedere completamente la Bossi-Fini, che è una legge, diciamo, che per me sbagliata dall'inizio, ma che non è assolutamente adatta a gestire il fenomeno per come oggi deve essere gestito. Questo, io penso quindi che non mi stupisco che le persone che hanno a cuore i diritti umani, le politiche per la pace, abbiano con forza sottolineato il fatto che questo scandalo della Libia, per quello che sta avvenendo ancora in questi anni, debba finire. E credo che ci sia da porsi il problema quindi di chi, come ce ne occupiamo. E io penso che su questo l'Italia potrebbe farsi portatrice in Europa di un grande progetto che deve coinvolgere l'Europa, assolutamente, lo avete detto tutti, per immaginare intanto di intervenire nello svuotare i campi sull'emergenza. Ma poi non basta, perché tu devi pensare ad un grande progetto non solo per la Libia, per l'Africa. E l'Africa è troppo grande perché sia solo l'Italia ad occuparsene, forse anche troppo grande perché sia soltanto l'Europa, ma certamente l'Europa non può non guardare a quello che sta avvenendo in termini di incremento demografico, di problematiche, immaginando di gestire senza mettere la testa sotto la sabbia. Però ci vogliono statisti e non soltanto, diciamo, governanti che guardano a quella che può essere l'esito della elezione di poche settimane dopo. Franco? Possiamo passare anche in autogestione, se volete, del dibattito. No, io volevo fare. Ci sono delle domande anche dei commenti su Facebook, penso che siano per voi. Ce n'è una in particolare sul, forse Piero, sull'ONU. Se vuoi te la leggo. Allora, dice Sergio Bassoli. Di fronte al complesso teatro regionale degli interessi degli stati per l'accesso al petrolio, al passaggio e al traffico di migranti, al caos nazionale libico, perché non si è attivata una missione a mandato ONU di pacificazione nazionale, di dialogo tra le tribù locali, di accompagnamento per la ricostruzione della convivenza, un nuovo sistema
statuale in Libia? Rispondo volentieri anche perché il tema ONU è stato... Ah, no, va bene, non fare io il moderatore. Rispondo però. Volentieri perché il tema è stato evocato anche da Roberto. Allora, io penso da che vale per la Libia, vale per la Siria. Noi siamo di fronte a un tema che è la fragilità e la debolezza delle Nazioni Unite. Noi da 10 anni siamo di fronte alla guerra civile siriana, ogni sera o quasi le televisioni portano nelle nostre case le immagini della devastazione che travolge la Siria, delle sofferenze inenarrabili che la popolazione civile siriana subisce, e almeno una volta ognuno di noi si è fatto una domanda vedendo quelle immagini, e la domanda è: a cosa si aspetta a fermare questa mattanza? E il problema è chi la ferma. Ci dice l'ONU, attenzione, perché l'ONU, come diceva il nome originario, è una società di nazioni. L'ONU è l'associazione che tiene insieme le 185-186 nazioni e stati che vivono nel mondo ed è fondato sul consenso. E l'organo di governo delle Nazioni Unite è il Consiglio di Sicurezza, dove siedono 25 paesi, 5 come sappiamo permanenti e 20 a rotazione. Quel Consiglio di Sicurezza decide quello che i suoi soci, cioè gli stati nazionali, gli consentono di fare. Se Russia e Stati Uniti hanno, il caso della Siria, ma anche il caso della Libia, posizioni divergenti, addirittura opposte, e quindi non sono in grado di sostenere in Consiglio di Sicurezza la stessa risoluzione, la stessa decisione, eccetera, e si paralizza, è chiaro che l'ONU diventa impotente. Allora, attenzione, quando si dice l'impotenza dell'ONU, in realtà l'impotenza dell'ONU è figlia della gelosia delle nazioni, perché l'ONU è una istituzione derivata, è un'istituzione che è costituita sulla base della volontà degli stati che vivono nel mondo, che hanno deciso di darsi un consesso in cui tutti si ritrovano, tutti sono rappresentati e che è chiamato a dirimere problemi che il mondo ha, ma li dirime sulla base di quello che i soci, cioè gli stati nazionali, gli consentono di fare. Vi faccio un esempio, guardate, che non riguarda il Mediterraneo, ma non meno calzante. Quando si fece la pace nei Balcani di Dayton, 1995, dopo 5 anni di guerre balcaniche drammatiche, stupri etnici, pulizia etnica, devastazioni di ogni tipo, per garantire che l'accordo di pace resistesse e non riprendessero a spararsi tra croati e serbi, tra bosniaci, eccetera, dopo qualche mese, si decise di mandare, su mandato ONU, una missione della NATO di 60.000 uomini, che in effetti, dislocata, garantirono che non si sparasse più e hanno contribuito, insieme ovviamente ai processi politici che sono stati messi in campo, alla pacificazione dei Balcani. 5 anni prima, quando la guerra era scoppiata, si era deciso di mandare dei caschi blu per fermare la guerra. Sapete quanti caschi blu furono mandati nel 91? Ne furono mandati 6.000. Ora, è evidente la contraddizione. Noi abbiamo mandato 60.000 uomini per mantenere la pace, quando pretendevamo 5 anni prima con 6.000 uomini di fermare la guerra. Era evidente che i 60.000 uomini andavano mandati nel 91, e se ne avessimo mandati 60.000 e non 6.000, Srebrenica non ci sarebbe stata. Ma se ne mandarono 6.000 perché il Consiglio di Sicurezza autorizzò quella cifra e non più di uno di quelli. E il Consiglio di Sicurezza non è il segretario generale dell'ONU, che è un esecutore di quello che il Consiglio decide. Il Consiglio di Sicurezza sono i paesi, cioè i governi nazionali, membri di quel consiglio, che con le loro volontà e le loro decisioni decidono quello che l'ONU può o non deve fare. E guardate che il problema non è molto diverso per l'Europa, perché anche l'Unione Europea, seppure con una configurazione istituzionale diversa, è fondata sulla volontà dei suoi soci, i suoi 27 paesi membri. E quando i 27 paesi membri si mettono d'accordo, l'Unione Europea è in grado di agire.
ma se i 27 paesi membri non si mettono d'accordo, è chiaro che anche l'Unione Europea rischia di essere debole e fragile. Cioè le istituzioni internazionali oggi sono fragili e deboli, perché debole è l'apparato di competenze, poteri, risorse di cui dispongono. E sono deboli nei poteri e nelle risorse, perché quei poteri e quelle risorse gliele dovrebbero riconoscere i loro soci, cioè gli stati nazionali. Ma siccome gli stati nazionali sono gelosi della loro sovranità, riconoscono con grande difficoltà alle Nazioni Unite oppure all'Unione Europea, no? Poteri, risorse, prerogative che gli consentano di agire. È un grande tema, perché però, e questo è il tema che abbiamo davanti, la governance multilaterale, che è saltata per effetto del fatto che Trump l'ha fatta saltare, che altri grandi attori si muovono fuori di un quadro multilaterale, dalla Cina a Putin alla Turchia, ha un punto di debolezza del fatto che il soggetto che più sarebbe interessato alla multilateralità, che è l'Unione Europea, ha difficoltà a esprimere posizioni comuni, come sulla Libia. Quindi uno dei temi, l'ho affrontato perché mi è stato posto, uno dei temi che noi abbiamo davanti, un grande tema, è il rafforzamento delle istituzioni sovranazionali, riconoscendo loro dei poteri, delle risorse, degli strumenti maggiori di quelli che hanno oggi. Se no è inutile chiedergli di agire quando non gli dai gli strumenti e i poteri per agire. Piero, tu scusa, mi permetto di interagire direttamente. No, prego. Prego, prego. È tornato Franco. Forse è utile anche richiamare, ritornando alla Libia, il fatto che noi abbiamo votato la missione, ma è in preparazione una missione europea, cioè è già stata decisa. L'abbiamo detto. Europea. L'abbiamo detto. Ne ho parlato io, ne ha parlato la Pinotti. Va bene, ok. Sì. Paolo. Paolo. Poi a Piero e a Roberta faccio un'ultima domanda sulla vicenda più interna al partito, però è una questione su cui abbiamo spesso discusso. Sì, io voglio aggiungere, scusate. Piero, me lo prendo questo spazio, perché mi dica tutti i giorni di poter parlare con te, quindi te la voglio chiedere questa cosa. Allora, fatto salvo che quello che ha detto Roberta Pinotti, che ci servono gli statisti in Europa, che deve cambiare il tema dell'immigrazione, tu dici rafforzare le istituzioni internazionali, tutte cose che, come dire, come movimento della società civile, non da dentro le istituzioni auspichiamo e quant'altro. Però la domanda è questa: su questa vicenda libica, in particolare del tema dei migranti dalla Libia alla Sicilia, noi siamo da tanti anni con il cerino in mano, cioè, che lo vogliamo o no, ci hanno lasciato col cerino in mano a noi, da questa cosa qua. Allora io ti chiedo, ma tu che sei uno che ha una enorme esperienza politica e anche una conoscenza delle questioni europee e internazionali, ma davvero secondo te noi non abbiamo, come dire, modo di coinvolgere gli altri o di fare pressioni sugli altri? Perché te la metto in un altro modo, ma se confinante con la Libia fosse stata la Germania o la Francia, per farti due esempi, secondo te noi, dopo tre anni e mezzo dal memorandum e dal vertice europeo del 2 di marzo che citava Roberta Pinotti, saremmo ancora in questa situazione qua, con 600.000 disperati torturati lì e con noi che finanziamo, va bene, un ospedale e cerchiamo di fare la formazione alla guardia costiera di un paese in guerra senza istituzioni fragili, cioè stabili? Nel senso, te lo dico perché secondo me da qualche parte un cammino diverso, però concreto, deve essere intrapreso, perché così si fa solo, cioè soffre la gente e si fa solo il gioco della destra. Due cose che non va bene per noi in assoluto, dico per tutti quelli. Ma io sono d'accordo con te che ci vuole un di più di azione politica, di pressione politica, di determinazione. Devo dire che non è facilissimo. Guarda, io ho fatto tante cose della mia vita,
per 4 anni il rappresentante dell'Unione Europea per la Birmania, no? Nel momento più drammatico della crisi, eccetera, eccetera. E ho vissuto per 4 anni che cos'è costruire una politica a Bruxelles, che è un lavoro faticosissimo, perché le sensibilità, gli interessi, i punti di vista, la storia di 27 paesi non porta immediatamente a assumere quelle scelte che la razionalità ti porterebbe a compiere. È molto complicato, purtroppo. Proprio così. La vita delle istituzioni internazionali è una vita drammaticamente faticosa per questo, per arrivare a una decisione che componga le diversità di approccio e di punti di vista è faticosissimo. Detto questo, questo non significa che allora bisogna rassegnarsi, io non mi rassegno affatto, io sono d'accordo con te che ci vuole un di più. Devo dire che negli ultimi 2 anni noi il di più l'abbiamo espresso, perché da quando c'è questo governo, un anno e mezzo, diciamo così, perché per esempio l'accordo della Valletta tra Italia, Germania, Francia e una serie di altri paesi, adesso mi pare, non so se Pinotti ha qualche informazione, mi pare siano 12 i paesi che hanno sottoscritto l'accordo della Valletta sulla redistribuzione dei migranti, è stato un primo passo, assolutamente non sufficiente, ma rispetto alla sordità di prima è già stato un passo in avanti, no? Allora io penso che dobbiamo continuare su questa strada, cioè metterci un peso maggiore. Io sono d'accordo con te, dire, non vado oltre per tante ragioni, che probabilmente con maggiore determinazione anche l'Italia avrebbe potuto ottenere di più in certi passaggi e in certi frangenti, ma in ogni caso inutile, diciamo, recriminare. Credo che dobbiamo mettere un peso molto più forte. Devo dire, tu l'hai citato e io credo che questo sia vero, così come siamo stati capaci di essere protagonisti nel negoziato sulle risorse per affrontare Covid-19 nelle scorse settimane, abbiamo portato a casa dei risultati significativi, io penso che la stessa determinazione noi la dobbiamo mettere su questi temi, facendo pesare fino in fondo la drammaticità dei problemi e anche il peso dell'Italia, perché poi, no, quello che hai detto tu è quello che io dissi una volta a un collega tedesco all'inizio della vicenda migratoria, il quale diceva, vabbè, ma quelli sbarcano in Italia. Gli dissi, guardi, proviamo a immaginare la carta geografica dell'Europa rovesciata. Noi, Italia, ci bagniamo nel Mar Baltico e voi vi bagnate nel Mediterraneo. Lei pensa che se tutti quelli che arrivano nella Germania che si bagna al Mar Mediterraneo, lei li considererebbe un problema tedesco o un problema europeo? E lui mi disse, ah beh, certo, un problema europeo. E dico, allora perché sono europei quando riguardano voi e non sono europei questi problemi quando riguardano noi? No, quindi è chiaro che abbiamo scontato insensibilità, chiusure, ripiegamenti corporativi, l'onda anche della destra che ha condizionato le opinioni pubbliche, tutte queste cose qui. Io penso che bisogna metterci molto più peso, sono d'accordo con te, e diciamo continuare a premere e per ottenere dei risultati che progressivamente ci portino a una condizione migliore. Aggiungo un'ultimissima considerazione. Tu hai parlato Africa. Ha parlato anche Roberto. È la grande sfida di questo secolo. Dico solo questo. In questo momento in Africa vive 1,3 miliardi di persone. Nel 2050 saranno 2,5 miliardi e alla fine di questo secolo saranno 4 miliardi. La Nigeria alla fine di questo secolo sarà il terzo paese per popolazione più grande degli Stati Uniti. Dopo India, che avrà superato la Cina, e la Cina. 4 miliardi, il destino di 4 miliardi di persone non può essere risolto dalle migrazioni, evidente, per ragioni che chiunque capisce. Allora lì c'è la grande sfida e l'Europa è il soggetto che deve farsi carico di questo. Tanto perché l'Europa, l'Africa ce l'ha in casa, ovviamente, e tutto ciò che accade là ci arriva. Ma per una ragione di più, la Cina, che in Africa è presentissimo, gli può costruire le dighe, gli può costruire le strade, gli può costruire gli edifici scolastici, i porti. La Cina non gli può dare welfare, perché non ce l'hanno neanche loro, e non gli può dare democratic institution building, cioè costruzione della democrazia. Questi due aspetti che sono fondamentali per lo sviluppo, tanto quanto gli investimenti economici, solo l'Europa li può dare all'Africa. Allora qui c'è una grande scommessa.
Cioè l'Europa deve assumere l'Africa come una priorità della sua agenda. Lo sta facendo perché è passato sotto silenzio e nessun giornale italiano l'ha scritto. La von der Leyen a marzo, poco prima che cominciasse il lockdown, ha portato l'intera Commissione europea ad Addis Abeba. È un passo in più rispetto ai vertici Unione europea e Unione africana annuali. L'intera Commissione europea è andata ad Addis Abeba e si è riunita con la Commissione africana e hanno avviato, discorso che sarà lunghissimo, ma con la consapevolezza che l'Africa è una grande sfida comune. Europa, Mediterraneo e Africa, noi li dobbiamo concepire sempre di più come un unico grande macrocontinente verticale, che ha problemi comuni e a problemi comuni bisogna cercare di dare delle soluzioni comuni. E Piero? Mirabelli, ci sei o sei bloccato? No, Pinotti, vai Pinotti. Io volevo soltanto dire che dopo questa tua frase chiuderei la discussione perché mi sembra una... che in queste settimane riguarda molto il PD, ma noi, io e te... Non ti sentiamo. Mi sa che quando si parla del PD tutto va in tilt. Quando si parla del PD tutto va in tilt. Io posso andare a cenare, non sono iscritto. No, anch'io voglio andare via adesso. Niente, Franco ha dei problemi tecnici. Facciamo così, del PD ne parliamo un'altra volta. Va bene. Ci lasciamo così. Ciao. Buonasera della bella opportunità di approfondimento. Grazie a voi, grazie a te. Grazie Franco. Grazie, ciao. Grazie Franco. No, grazie a voi, mi spiace.